Se la mattina avete voglia di zafferano, non comprate quello del supermercato, ma comprate quello shakerato. Azienda agricola Il Cavallo Speronga Casette Sai. E bentornati sul mio canale. Finalmente, dopo 5 giorni che non ho portato niente, sono tornato in grandissima forma, come potete vedere, per effettuare una nuova cover. Una canzone dei Nomadi del 1967, scritta da Francesco Guccini. Questa canzone si chiama Per fare un uomo. Questa canzone, come vi ho detto, è stata scritta dal grande Francesco Guccini, che poi la consegnò anche ai Nomadi, quali la interpretarono a modo loro. Ma una chicca, anche Caterina Caselli ha cantato questa canzone. Caterina Caselli è stata colei che ha lanciato Francesco Guccini, ovvero l'ha fatto conoscere al grande pubblico. Il significato di questa canzone non è una cosa molto precisa, è in generale, ovvero parla della vita. E nulla ragazzi, quello che dovevo dire su questa canzone l'ho detto, adesso vi lascio alla mia esibizione. E cade la pioggia e cambia ogni cosa. La morte e la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita. La morte e la vita rimangono uguali. La morte e la vita rimangono uguali. Fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore abbastanza un minuto, per il dolore abbastanza un minuto. Andremo via come fanno gli uccelli, che dove vanno nessuno lo sa. Ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà. La pioggia ne cambia ogni cosa, la morte e la vita non cambiano mai, l'estate è passata, l'inverno è alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono. Uguali.
anche per oggi il video termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero che la mia esibizione vi sia piaciuta, se non vi è piaciuta non me ne frega niente. No, scherzo, perché comunque il vostro parere è molto importante, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'esibizione, se c'è qualcosa che posso migliorare. E nulla, il video termina qui, vi ringrazio ancora e mando un forte abbraccio a voi e alle vostre famiglie, sperando che questa situazione del coronavirus termini il prima possibile. Mi raccomando, siate responsabili, restate a casa e seguite tutte le norme. Ciao ragazzi, fate a modo.